Care amiche, bentrovate. Eccoci di nuovo insieme per un nuovo tutorial. Stavolta lavoreremo uno scialle all'uncinetto, tanto bello quanto facile da farsi. Come vedete, io l'ho realizzato in tre colori: un panna, un malva scuro e un rosa baby. L'ho fatto in cotone stavolta, ma è un cotone morbidissimo che è adatto anche per, ad esempio, per le copertine per i capi da bambino da neonato. E questo cotone è stato lavorato con un uncinetto 3,5. Questo è un vecchio uncinetto che apparteneva a una mia prozia ed è sempre perfetto. Dunque, come vedete, questo filato è abbastanza sottile, però come al solito voi potrete realizzare lo scialle con il tipo di filato e la grandezza che desiderate. La parte superiore dello scialle misura all'incirca 1,38 m. Mentre la parte laterale fino alla punta della schiena misura all'incirca 1,11 m. Dunque, per fare questo scialle ho utilizzato un gomitolo da 50 grammi in panna, un gomitolo per la parte malva e due gomitoli per la parte finale in rosa. Quindi in tutto sono 200 grammi di filato. E il filato che ho usato, che è il glu glu di Alessandra Filati di Oso Blanco, in pratica sviluppa per ogni 50 grammi circa 180 metri di filo. Questo è un cotone 100%. Ma ripeto, è morbidissimo e può essere considerato anche un caldo cotone se si è allergici alla lana. Bene, ora che vi ho detto, credo, tutto quello che c'è da sapere su questo splendido scialle, possiamo partire con il nostro tutorial. Per realizzare il campioncino io adesso utilizzo un tipo diverso di filato, ossia un merino 100% irrestringibile, da lavorare, insomma, qui non c'è l'uncinetto, cioè con i ferri 4. Io utilizzerò lo stesso un uncinetto numero 4 perché ho fatto una prova e per me va bene. E questo filato ha 125 metri di lunghezza per 50 grammi di peso. Partiamo subito con il nostro semplicissimo modello facendo un anellino magico. Avvolgiamo il filo come al solito e poi facciamo una maglia per fermare tutto quanto, una catenella. A questo punto partiamo veramente facendo 7 catenelle. Queste nostre 7 catenelle di partenza valgono per 4 catenelle iniziali in sostituzione di una maglia alta doppia e poi sono le 3 catenelle di divisione tra una maglia e l'altra. Ora facciamo 4 maglie alte doppie, quindi facciamo 2 gettati sull'uncinetto e lavoriamo la nostra maglia alta doppia o maglia altissima con i suoi
tre passaggi, quindi 1, 2 e 3. Lavoriamo i nostri punti sempre prendendoli intorno al nostro anellino. Allora, questa è la prima maglia alta doppia che abbiamo lavorato, facciamo le altre 3. Quindi nuovamente 2 gettati e lavoriamo la maglia. Ecco qua, il primo gruppo di 4 maglie alte doppie è pronto. Ora facciamo 3 catenelle divisorie, 1, 2 e 3. Facciamo di nuovo altre 4 maglie alte doppie, sempre lavorandole intorno, prendendole intorno al nostro anellino magico. Quindi facciamo la prima, la seconda, la terza maglia alta doppia. E la quarta. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e terminiamo con una maglia alta doppia. Ecco qua, questo è il nostro giro iniziale, il primo giro. Ora possiamo benissimo tirare la codina e chiudere in questo modo. E abbiamo la nostra partenza. Secondo giro. Facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 e voltiamo il lavoro. Queste 5 catenelle iniziali stanno per 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e 2 catenelle di separazione. Dunque, abbiamo fatto le nostre 5 catenelle, ora intorno alle 3 catenelle sottostanti facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo tutte e 4 le maglie alte doppie sottostanti e andiamo a fermare con una maglia bassa intorno alle 3 catenelle centrali. Ecco qua. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, che andremo a fermare sempre all'interno di queste 3 catenelle del centro scialle. Ecco qua, e abbiamo sempre la nostra parte centrale. Di nuovo 5 catenelle. 4. Saltiamo il gruppo di 4 maglie alte doppie e con una maglia bassa fermiamo le catenelle intorno alle catenelle sottostanti con cui abbiamo iniziato il primo giro. Ora facciamo 2 catenelle,
e lavoriamo una maglia alta nella quarta catenella partendo da sotto, quindi contiamo 1, 2, 3 e 4. In questa quarta catenella inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta per concludere il nostro secondo giro. Terzo giro. Lavoriamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltiamo e nello spazio delle due catenelle sottostanti lavoriamo 4 maglie alte doppie. Una, due, tre, e 4. Facciamo una catenella e di nuovo intorno alle 5 catenelle del giro sottostante lavoriamo altre 4 maglie alte doppie. Ecco qui, catenella, ora ci troviamo al centro dello scialle. In questo punto dovremo lavorare due gruppi di 4 maglie alte doppie. Quindi iniziamo con la prima, con il primo gruppo all'interno delle 5 catenelle del centro dello scialle. Una, due, tre, quattro, ecco qua. Ora facciamo 3 catenelle per dividere e sempre nello stesso spazio delle 5 catenelle che rappresentano la parte centrale dello scialle, facciamo nuovamente 4 maglie alte doppie. Ecco qua, la parte centrale del nostro scialle. Ora passiamo al lato da terminare, facciamo una catenella e all'interno delle 5 catenelle del giro sottostante lavoriamo nuovamente un gruppo di 4 maglie alte doppie. Catenella, ora ci troviamo nelle 5 catenelle con cui abbiamo iniziato il secondo giro e lavoriamo al suo interno nuovamente 4 maglie alte doppie.
Per terminare il nostro terzo giro, ora non dobbiamo far altro che lavorare 3 catenelle e un'ultima maglia doppia che io prenderò, come ho preso le altre, intorno alle catenelle sottostanti. Ecco qua. Abbiamo terminato il nostro terzo giro. Fatto da gruppi di 4 maglie alte doppie divisi tra loro da una catenella. Quello centrale, la parte centrale invece abbiamo 2 gruppi lavorati nello stesso spazio e divisi tra loro da 3 catenelle. Quarto giro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, voltiamo il lavoro, maglia bassa intorno alle 3 catenelle sottostanti. Ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e facciamo una maglia bassa prendendola intorno alla catenella che divide il gruppo di maglie alte doppie sottostanti. Facciamo 5 catenelle sopra ogni gruppo di maglie alte doppie e la fermiamo con una maglia bassa intorno alla catenella che li divide. 1, 2, 3, 4 e 5. Maglia bassa. E questo varrà quando avremo tante maglie lavorate, varrà per ogni passaggio. Quando arriviamo alla parte centrale dello scialle, lavoriamo le nostre 5 catenelle sopra al gruppo. Facciamo una maglia bassa appena dopo il gruppo di 5 catenelle, intorno alle 3 catenelle divisorie del giro sottostante, facciamo nuovamente 5 catenelle e le fermiamo di nuovo all'interno di questo spazio. La parte centrale, come potete vedere, è data da queste 5 catenelle e dal doppio gruppo di 4 maglie alte doppie divise da 3 catenelle. E ripartiamo con le nostre 5 catenelle da fermare con una maglia bassa nella catenella sottostante. Siamo arrivati all'ultimo gruppo del giro, fermiamo le catenelle con la maglia bassa e quando arriviamo alla fine faremo sempre 2 catenelle e una maglia alta da prendere all'interno della quarta catenella, 1, 2, 3 e 4. Facciamo passare all'interno della catenella e abbiamo la nostra parte finale con 2 catenelle e una maglia alta. Bene, a questo punto io devo dirvi solo una cosa, vale a dire che questo è tutto quello che devo farvi vedere, perché la ripetizione dello scialle adesso continuerà con il terzo e con il quarto giro, quindi dovremo sempre fare un giro con i gruppi di 4 maglie alte e un giro con le catenelle che sovrastano i vari gruppi. Vedete?
abbiamo 4 maglie alte doppie e il giro successivo su di queste abbiamo le nostre 5 catenelle. Ora dovremmo ripetere facendo il gruppo di 4 maglie alte doppie su queste catenelle, dopodiché rifaremo le catenelle. Quindi ho mantenuto la promessa, mi sembra di sì, dicendovi che era uno scialle veramente facile da fare. Questo potete farlo davvero ad occhi chiusi. Lavorando, in pratica ci allargheremo in questo modo. Faccio vedere partendo dal centro spalla. Ecco qua. Vedete come si estende il lavoro. Non dobbiamo far altro che ripetere il giro delle 5 catenelle e il giro dei gruppi di 4 maglie alte doppie. Oltretutto, essendo la maglia alta doppia, abbastanza altina, lo scialle cresce molto bene e anche velocemente. Ora vi faccio vedere solamente come ho lavorato la parte finale, il bordino. Anche questo ho utilizzato un punto semplicissimo, perché già lo scialle di per sé è abbastanza lavorato, nonostante sia molto semplice. Una volta che abbiamo raggiunto la dimensione voluta dello scialle, facciamo un ultimo giro con i gruppi di 4 maglie alte doppie. A questo punto partiamo con il bordino lavorando 3 catenelle, voltiamo, facciamo di nuovo 3 catenelle con le quali realizzeremo un picot. Quindi 3 catenelle, prendiamo la prima delle 3 catenelle, ci passiamo dentro una maglia, facciamo dentro una maglia bassissima per chiuderle insieme. Di nuovo 3 catenelle e all'interno delle 3 sottostanti facciamo una maglia bassa. Quindi il nostro bordino, come avete potuto vedere, non sarà altro che delle catenelle, non sarà altro che un picot racchiuso tra 6 catenelle. Di nuovo abbiamo fatto la nostra maglia bassa, ora ci troviamo sopra il gruppo di 4 maglie alte doppie, lavoriamo nuovamente 1, 2, 3 catenelle. Dopodiché facciamo 3 catenelle per il picot. Io quando mi trovo a questo punto, diciamo che metto sempre una specie, con il dito mi fermo in modo da fare un segnalino per dividere le 3 maglie, 1, 2 e 3. Inserisco l'uncinetto nella prima delle 3 maglie e faccio una maglia bassissima in modo da chiuderle insieme. Continuo con 3 catenelle che andrò a fermare con una maglia bassa nella catenella divisoria sottostante. E così sarà da lavorare sopra ogni gruppo di 4 maglie alte doppie. Facciamo le nostre 3 catenelle picot e 3 catenelle, arrivando fino al centro. Ho completato il lato, ora ci troviamo sulla punta dello scialle e anche qui facciamo le nostre 3 catenelle, facciamo il nostro picot, 1, 2, 3 catenelle
e lo chiudiamo insieme con una maglia bassissima, di nuovo 3 catenelle e lo fermiamo sempre all'interno delle 3 catenelle sottostanti. Quindi abbiamo la nostra puntina finale dello scialle e riprendiamo sul nostro lato da terminare lavorando un motivo con picot sopra ogni gruppo di 4 maglie alte doppie. Ecco qua, siamo arrivati all'ultimo motivo da realizzare, quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle per il picot che andremo a chiudere con la maglia bassissima, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, e ora come facevamo per la maglia alta del giro delle catenelle, andiamo a 1, 2, 3, 4, nella quarta catenella facciamo una maglia bassa per fermare il nostro bordo. Ecco qua, a questo punto non dovete far altro che tagliare il filo, bloccare e cucire le codine. In pratica lo scialle è tutto qui, come avete potuto vedere è facilissimo, veramente facilissimo. Abbiamo lavorato con diversi punti, quindi catenella, maglia bassa, maglia bassissima per il picot e maglia alta doppia. Ecco, anche questa volta ho terminato. Spero che questo scialle vi sia piaciuto. Io continuerò sempre con le mie ricerche per trovare dei motivi, dei modelli di scialle belli ma facili, e nell'attesa vi rimando al prossimo tutorial augurandovi un buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.